Buone notizie per i residenti e gli automobilisti del quartiere di Rosciano di Fano. È stato approvato nella giornata di ieri dalla giunta comunale il progetto per la realizzazione della nuova rotatoria nel tratto dello spartitraffico in zona Codma tra via Campanella e via Baretti, teatro di numerosi incidenti anche gravi. A questa si aggiunge un'altra nuova rotatoria più piccola che regolamenterà l'ingresso al quartiere e che sorgerà a fianco della zona del campo da bocce. Non dobbiamo dimenticare che questo è un incrocio molto pericoloso. Negli anni si sono contate decine di incidenti che fortunatamente abbiamo interrotto perché abbiamo modificato la viabilità mettendo un senso unico. Ovviamente non era la soluzione definitiva e con questa approvazione del progetto definitivo, che prevede due rotatorie, una grande rotatoria e una piccola rotatoria che consentirà anche l'accesso in sicurezza e normale all'interno di Rosciano. Quindi con questo progetto definitivo diamo una bella risposta ad un problema tanto atteso da questa zona, ma direi da tutta la città. L'intervento rientra nel tracciato delle opere compensative relative alla terza corsia della 14. Sono due rotatorie, la più grande si posizionerà sopra l'attuale spartitraffico con un diametro di circa 50 metri che consentirà un flusso veicolare di alta intensità che collegherà le due rotatorie delle opere compensative di questa zona. Ci sarà un altro intervento di una mini rotatoria invece, molto più piccola, che invece garantirà l'accesso al quartiere di Rosciano. In seguito alle varie richieste dei residenti che dovevano percorrere un lungo percorso per tornare a casa, risolviamo questo disagio attraverso questa mini rotatoria. Abbiamo garantito tutti gli attraversamenti pedonali e le due rotatorie saranno circondate di ciclabili, quindi sia da via Campanella che da via Galilei sarà possibile attraversare queste rotatorie in bicicletta. Stiamo lavorando anche sugli attraversamenti delle attuali opere compensative, però finché non verranno cedute al comune sarà impossibile fare gli interventi. L'importo totale dell'intervento è 500.000 euro, intorno ai 370.000 euro di opere. Prevediamo di iniziare i lavori nel 2021.